Qui facciamo walk zone, praticamente un allenamento, una camminata con degli esercizi fitness. Quindi adesso farete tutto il giro della nostra meravigliosa villa Peripato. Sapete cos'è questa? È il polmone verde di Taranto. Sì, sì, no, ma noi approfittiamo anche per vedere le bellezze, diciamo, il ponte girevole. Quindi, ci passiamo. Camminando, facendo esercizio fisico, guardate la città, visitate e fate naturalmente, voglio dire, allenamento fisico in allegria accompagnati dalla musica. Questo anche, sì, ogni esercizio viene accompagnato alla musica in modo che sia più piacevole e comunque sia allenante. Lei da dove viene? Io sono di Ostuni, le mie amiche istruttrici sono di Lanciano. Di Lanciano? Sì, e si occupano, diciamo, della... Di organizzare tutta la zona, diciamo, del sud Adriatico, del sud, diciamo, Molise, Puglia, Abruzzo. Come si chiama lei? Basilicata. Io sono Piero. Piero. Sì. Allora, grazie Piero. Grazie per questa... a voi. Grazie. Ecco, siamo con questo signore che ha portato la sua famiglia qui nella Villa Peripato. E cosa ha trovato di bello o di, come dire, molto discutibile, considerando cosa è questo luogo per la città di Taranto? Molto discutibile il fatto che hanno tolto gli animali, e quindi è un peccato, anche perché ci portiamo i bambini e tutto, e quindi era bello queste, diciamo, attrazioni che c'erano, e adesso un po' meno. Quindi cosa chiedete alla nostra amministrazione? Chiediamo all'amministrazione di ripristinare, se possibile, gli animali che c'erano e cercare di far ricostruire un po' la Villa Peripato, perché per noi è storica, per noi tarantini, e quindi sarebbe un peccato lasciarla così un po' abbandonata. Ecco, c'è un dettaglio che le voglio far notare, e cioè noi non abbiamo più la visibilità del nostro meraviglioso Mar Piccolo per la presenza di quella barriera di verde che è cresciuta e non è stata gestita. Anche su questo punto qui bisognerebbe fare qualcosa, perché la vista che abbiamo del Mar Piccolo è bellissima. Quindi sarebbe opportuno anche dare un occhio di riguardo anche su questo settore. Ok, grazie della sua gentilezza. Salve, buona giornata.